veramente una chiavica, davvero. Come sto andando? Scusi, male per Dio. Ciao a tutti, bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Cardcraft, un gioco indie sviluppato da un team di sviluppo indipendente che vende questo titolo a, adesso ve lo guardo subito, lo vendono a una cifra comunque di 17,99 euro, quindi non è neanche eccessiva. Il gioco viene costantemente aggiornato e il gioco è una simulazione di gare in go-kart, quindi ci sarà da divertirsi, soprattutto perché userò la mia postazione. Io ho una Playseat Challenge, quindi se volete andate a cercarla in internet, costa circa 200 euro, e un G29 come volante. Ogni tanto faccio qualche garetta non online, gioco per lo più Formula 1 e Project Cars 2. Proveremo questo gioco, l'ho già provicchiato un pochino prima, e è un gioco che al momento non ha tantissime feature, nel senso che ha la possibilità di configurare il tipo di carte, personalizzare l'abbigliamento del pilota, andando magari a spendere questi 100.000 euro che vedete qua in alto, cambiandogli gli stivaletti piuttosto che le parti della tuta. Potremmo andare a cambiare il colore del gazebo e l'equipaggiamento, perché grazie a questo drone che ci seguirà durante le gare, durante gli allenamenti, avremo modo di entrare nella modalità foto e quindi scattare le foto di noi stessi. Potremmo andare ad acquistare quattro marchi di carte diversi. Adesso vi faccio vedere, giusto per... C'è l'Arrow, c'è il CRG, c'è il Deadly in versioni diverse, c'è il Formula, anche qui in due versioni diverse. C'è la possibilità di guidare in tre modalità diverse: la time trial, la race e la practice. Tra l'altro abbiamo un profilo personale che ci permette di aumentare di livello completando giri o facendo, diciamo, strada a livello di chilometri. Queste sono le classifiche mondiali con chi ha fatto più giri, con chi ha fatto la maggior distanza. Ma andiamo a provare. Adesso mi metto in postazione, andremo a guidare, faremo una gara, proveremo come funziona. Facendo una gara, vedete, al momento abbiamo solo il tempo nuvoloso soleggiato, faremo finta di gareggiare con 15 amici, faremo 4 giri, useremo una IA facile per... Tanto l'obiettivo sarà comunque per me non arrivare tra gli ultimi. Abbiamo 4 cartodromi più una mod che non so che cosa sia, perché mi è stata aggiunta adesso con l'ultima patch. Io uso la GIL perché al momento vedete che abbiamo, allora, scusate, GIL è il kart di maggior tendenza. Abbiamo questo in Inghilterra, il più grande circuito del Regno Unito, Victoria a Melbourne, e questo invece Atlanta, è disegnato da un, diciamo, un architetto della Formula 1. Facciamo queste e iniziamo l'evento. Faremo una gara di 4 giri e vi darò le mie impressioni per quanto io l'abbia già giocato, già subito un pochino la pressione degli avversari. Quindi adesso andiamo, il gioco ci farà accomodare, diciamo, nella... Beh, qua prima di tutto abbiamo la possibilità di fare delle modifiche al kart con la posizione del sedile. Questi non so cosa siano, il retro, cioè gli esperti tra voi sicuramente distingueranno le varie cose. Al momento non c'è ancora la pioggia, quindi adesso sonoro io l'ho trovato assolutamente ottimo. Adesso io apro la postazione, ripeto, se vi interessa sapere qual è la postazione, è la Playseat Challenge, è una sorta di sedia a sdraio con l'aretro da sedile racing. L'ho trovata comoda, devo dire, non avendo lo spazio per quella più grande. Ok, cominciamo. Siamo in 15, faremo una gara. Vediamo anche la IA dei... tra l'altro abbiamo davanti un kart che si guida da solo, ma va bene. Abbiamo una sorta di radar al centro che ci dà la posizione degli altri piloti. No, è un monomarcia questo, a quanto pare.
è senz'altro un indie, è senz'altro un gioco per appassionati di go-kart. Non per chi si diletta magari a fare le partite, non dico Mario Kart, però giusto per svagarsi, perché al momento il gioco non ha nessuna componente online, che cacchio mi spingono. Non ha nessuna componente online, appunto, a questa sorta di leaderboards con gli altri utenti, ma per lo più è una simulazione che punta tutto sul force feedback, il VR, se avete il VR compatibile col VR. E che cacchio, scusami. E dovete essere degli appassionati di go-kart a livelli estremi, perché non è un gioco per tutti, è un gioco che sicuramente costava di più all'uscita, adesso è sceso, è scontato sotto saldi a 12 euro, però ragazzi, cioè, caspita, graficamente è molto bello, devo ammettere, l'IA assolutamente da rivedere. L'ho provicchiato, l'ho detto, a livello di simulazione è fatto discretamente, perché sembra di essere su un go-kart. Il feeling del force feedback è fatto bene. L'IA da rivedere assolutamente. Sarà da vedere se aggiungeranno la componente multiplayer e magari qualche sorta di carriera, perché al momento è un'altra cosa rispetto alla modalità go-kart di Project Cars. Questo lo ammetto, perché era molto più arcade quella. Questa qui è buona. Manca forse, avendo guidato poche carte in vita mia, soprattutto di cartodromi, quelle dove si va si paga, non percepisco quel senso di pesantezza del go-kart, dello sterzo, ma probabilmente devo andare oltre il 100% di force feedback sullo sterzo, che adesso è settato, quindi dovrò sistemare quello. E poi ho provato soprattutto piste al chiuso io, quindi non ho una grande esperienza con questi. Beh, al momento pare che ho raggiunto l'obiettivo di non arrivare ultimo. E quindi, vabbè, la gara finisce qui con un 15° posto e un giro veloce di un tot, che non è tantissimo, però sto migliorando, è bello anche questa cosa che comunque si va a migliorarsi. I primi girano con, non lo so, però andiamo avanti, tanto vedete che si va a migliorare, possiamo fare ricomincia la gara e andiamo a rigiocarci un'altra partita. C'è qualche glitch grafico nel menu, ma pazienza. Vehicle setup, proviamo magari a cambiare qualcosa. No, ma non saprei minimamente che cosa fare di questa roba. Ah, ok, aumenta l'accelerazione sacrificando. Sì, voglio più accelerazione. Vediamo se cambia qualcosa effettivamente. Apply, save e andiamo a farci la gara adesso. Ok, premiamo il tasto invio per cominciare. Andiamo in gara. Che cacchio è? Ecco, adesso c'è un glitch grafico in mezzo che direi che non è il caso di. Ma cos'è sta roba? Scusate, mi tocca uscire dalla postazione perché. Ah no, è sparita adesso. Vabbè, vabbè, vabbè. Pazienza, no, il gioco ha ancora degli evidenti problemini, però insomma, adesso vediamo se c'è modo di ricominciare. Perfetto, sì. No, vabbè, guideremo con questa cosa all'inizio, che poi abbiamo visto che va via, però insomma. E poi però mi butta fuori, niente, 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 dai, niente. Proviamo magari a cambiare circuito, andiamo a vedere quel circuito di Formula 1. Sto continuamente alzandomi e andando al PC a cambiare le impostazioni. Ritirati, conferma e andiamo a provare l'altra modalità. Intanto il volante si è raddrizzato, facciamo questo che abbiamo detto. Inizia l'evento, perfetto, asciutto, bene.
Andiamo a vedere com'è questa gara progettata dai progettisti, gli architetti della Formula 1. E vediamo se ci dà ancora quel problema di glitch, che non so onestamente spiegarmi perché è la prima volta che mi esce, ma è anche il bello della diretta. Ok, possiamo cominciare. Pochi secondi per entrare in cabina. Ok, proviamo, vediamo. Bellino il radar, anche se è un po' invasivo lì. Mamma mia, si è ribaltato un tizio. Aia, aia. Ma allora? Niente, IA assolutamente da migliorare, anche perché non curva niente. È un 180 gradi di curva. Ok, salve, Dig. Mi ha aspettato come si fa tra amici. Tipo, dai, che ci diamo battaglia io e te. Bello questo sale e scende, mi piace molto. Bisogna vedere come lo porteranno avanti, perché se il team è veramente appassionato di go-kart potrebbe uscire un giocone. Lì c'è ancora il tizio che si è schiantato prima. Quindi sicuramente non saremo ultimi, quindi missione compiuta. Il sonoro molto bello, graficamente secondo me molto bello. Anche le gomme che girano sono veramente spettacolari. Sarebbe da vedere se si sporca la gomma se io vado sull'erba, ma sembrerebbe di no. No, ma sta arrivando l'ultimo, eh. Mamma mia, che discesona questa. Niente, discorso chiuso per la gara, perché stiamo facendo veramente schifo. Il tempo, poi non so se è una regola vera, ma il tempo non viene calcolato nel momento in cui mettiamo le ruote sull'erba, perché ce lo segna un po' come sei uscito dal circuito, niente tempo per te. Non so. Devo provare ad aumentare il force feedback. Poi, ripeto, io non sono un pilota, quindi potete anche dirmi, ma non tiene la corda, e sono pienamente d'accordo con voi, sono veramente una chiavica, davvero. Come sto andando? Scusi, male per Dio! Niente, ragazzi, non c'è manco la retro, quindi direi che non ci sono nemmeno i danni. Trovo molto bello guardate il metallo dei mo mozzi, si chiamano, no, molto bellino, non sta neanche dritto adesso, quindi non so nemmeno se ci sia un tasto per la retromarcia, quindi presso il lato superiore, to respawn on track, lato superiore, premi a sinistra, che non so cosa sia, comunque vabbè, mi stanno passando tutti a fianco, quindi direi che la storia si conclude qui. Bene, ragazzi, questo era Kartcraft. Fatemi sapere che cosa ne pensate di questa prova fallimentare, ma a parte la prova, se siete dei veri appassionati di go-kart, cioè li amate, li sognate da sempre e non ci potete andare, può essere una buona soluzione, soprattutto per il fatto che comunque è un indie e quindi sicuramente lo porteranno avanti e aggiungeranno le cose. Tra l'altro, il discorso della IA è una delle ultime aggiunte che hanno fatto, quindi non è che c'è da anni questa cosa, c'è da pochissimi mesi, quindi sicuramente verrà migliorata. Spero aggiungeranno una carriera, spero aggiungeranno anche una componente online. È sicuramente un gioco che ha delle buone basi, una buona grafica, una buona fisica, un buon force feedback, va migliorato magari sotto tutti quelli che sono i bug. Sicuramente è un gioco che, ripeto, per appassionati di go-kart, merita di dargli fiducia. Intanto sentivo che sparavano, invece hanno finito la gara e niente. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di KartKraft e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima, ragazzi, e ciao ciao!